adori la sigla di un programma tipo The Walking Dead, oppure una musica incredibile che sicuramente darà una bella botta al tuo video. Ma effettivamente le possiamo utilizzare queste musiche all'interno dei video oppure no? E soprattutto, se non le possiamo utilizzare, dove troviamo la musica per i nostri video? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Marabi e in questo canale parliamo di come far crescere un pubblico e aumentare le vendite con i video online. Se trovi informazioni utili in questo video, assicurati di mettere un bel like, perché credimi, fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso quello per la guida gratuita all'apertura e alla gestione di un canale YouTube aziendale nel 2021. Ma buttiamoci nel video di oggi. Il copyright e l'utilizzo della musica all'interno dei nostri video è uno degli argomenti più discussi, più dibattuti all'interno di YouTube, soprattutto per chi sta cercando di fare video. Eh sì, perché YouTube è abbastanza chiaro da questo punto di vista. Ci sono le pagine del supporto di YouTube che mi fanno vedere quali sono le nozioni di base sugli avvertimenti sul copyright, mi dice quali sono la differenza tra le rimozioni per la violazione del content ID rispetto alla rivendicazione del copyright, mi dà la YouTube Creator Academy con il corso rispondere alle rivendicazioni del content ID, oppure esplorare i contenuti sul copyright. YouTube ce lo dice in tutte le lingue del mondo che cosa effettivamente dobbiamo fare. Ma parte quella classica riflessione del ma io ho visto il canale XYZ che alla fine utilizza musica che è protetta da copyright, oppure io ho visto il creator che effettivamente lui utilizza addirittura le immagini prese dai film eccetera eccetera all'interno dei suoi video, perché loro lo fanno e io non lo posso fare? L'argomento è particolarmente spinoso. È spinoso perché? Perché la legge è piuttosto chiara, ti dice no, non puoi utilizzare contenuti coperti da copyright. Punto! Cioè la legge sostanzialmente dice questo. Non è che dice allora li puoi utilizzare, allora se lo utilizzi di 3 secondi, se lo utilizzi in maniera specchiata o roba di questo tipo è utilizzabile. No, la legge dice non puoi utilizzare contenuti protetti da copyright, se non si fosse capito. Per cui come ci districhiamo all'interno di questo mondo? Possiamo dire che su YouTube è usuale e tollerato una determinata tipologia di comportamento, ma attenzione, qui lo dico e qui lo nego, non siete mai certi al 100%. C'è un avvocato che mi ha fatto una domanda di questo tipo su un video che ho pubblicato qualche settimana fa, in cui mi chiedeva, visto che avevo utilizzato alcuni frame delle ultime Olimpiadi, come avessi potuto fare ad utilizzare quelle immagini. La mia risposta è stata: ho in qualche modo cercato di calcolare il rischio. La legge mi dice che quello non si può fare, allo stesso modo è una pratica piuttosto tollerata, ho scelto di rischiare di utilizzare quell'immagine. Anche perché, uno, il mio contenuto non era basato specificatamente sulla duplicazione di quell'immagine. Due, non stavo utilizzando quell'immagine ai fini denigratori. L'ho utilizzata giusto di un paio di secondi a rafforzamento in maniera positiva di quello che veniva ripreso all'interno di quelle immagini, per cui diciamo che in qualche modo è una pratica tollerata. Allo stesso modo è molto più facile per l'algoritmo di YouTube riconoscere quelle che sono le musiche e le tracce sonore all'interno di un video piuttosto che le tracce visive, ma anche su quelle ci sono tutta una serie di limitazioni. Ma oggi concentriamoci innanzitutto sull'audio e voglio mostrarvi che cosa succede al nostro canale nel momento in cui stiamo utilizzando delle musiche coperte da copyright. E non solo, alla fine di questo video vi voglio dare anche alcuni riferimenti specifici per poter stare tranquilli, per poter essere al sicuro e per poter sapere dove trovare le musiche corrette da utilizzare liberamente all'interno dei nostri video. Ma il creator XYZ sta utilizzando delle musiche che sono coperte da copyright eccetera eccetera, lo fa, ci mette anche i riferimenti di quella musica eccetera eccetera, il video non viene monetizzato, per cui lui è tranquillo. No, il video non viene monetizzato,
Lui ugualmente sceglie di utilizzare quella modalità, non è detto che il possessore dei diritti di copyright di quella traccia possa decidere di mandare uno strike al canale. E fra poco comprendiamo esattamente che cos'è lo strike. Ragazzi, uno strike è un cartellino giallo. Al terzo strike il canale viene chiuso da YouTube automaticamente, senza se e senza ma. Noi abbiamo magari lavorato per anni, YouTube decide di lanciarci uno strike, ci chiude il canale. Ora, per poter stare tranquilli, noi dovremmo fare tutte le pratiche, le procedure per contattare il titolare dei diritti del copyright e chiedere la licenza di utilizzo di quella traccia. A quel punto, ma solo a quel punto, noi siamo certi al 100% di non avere difficoltà. Ora, che cosa succede? Voglio farvi vedere innanzitutto, nel momento in cui noi pubblichiamo un video, che cosa arriva al titolare dei diritti di copyright di quella traccia. In questo caso io sono all'interno del mio Creator Studio, sono nella tab copyright e in questo caso possiamo vedere che ho ricevuto la segnalazione da parte di YouTube che un altro utente, un altro canale, ha utilizzato i miei contenuti. In questo caso che cosa vedo? Vedo qual è il titolo del video, chi è sostanzialmente il titolare del canale e qual è il contenuto che è stato sostanzialmente utilizzato. Vedo qual è la data di pubblicazione, vedo quali sono le visualizzazioni totali di quel video, vedo il nome del canale, gli iscritti del canale a quel video e vedo la percentuale di corrispondenza dei miei contenuti. In questo caso, lo faccio vedere rapidamente, questa è l'intervista che feci a Carlo Finocchi. Lui è un professionista che tratta di marketing medico, è un professionista di marketing che si è specializzato nel settore medico. Io realizzai questa intervista in diretta streaming della mia serie Imprenditore in Video e lui mi chiese la possibilità di scaricare e ricaricare quell'intervista sul suo canale, cosa che fui ben felice di accogliere come modalità. Ora vediamo che la corrispondenza è al 100%. A questo punto YouTube, quali sono le modalità che mi dà a disposizione? Mi dà numero 1, sposta in archivio, vuol dire quella roba lì a me sta bene, la sposto in archivio. Numero 2, mi dà la possibilità di richiedere la rimozione del video e a quel punto mi chiede tutta una serie di informazioni per ottenere la certezza che io posso chiedere la rimozione del video. Oppure ancora, in maniera molto più bonaria, mi dice contatta il canale e risolvete amichevolmente o comunque fuori da YouTube e fuori dalle questioni legali la questione, trovate sostanzialmente una quadra, ok? Ora, normalmente questa parte di richiedi rimozione del video viene fatta nel momento in cui vogliamo lanciare uno strike a quel canale. Quindi vuol dire che in qualche modo abbiamo contattato il canale, gli abbiamo mandato la segnalazione, eccetera, eccetera. Il canale non reagisce e noi richiediamo la rimozione. Per cui in questo caso è quello che riceve sostanzialmente il titolare dei diritti. Altra cosa che invece succede in maniera automatica nel momento in cui noi pubblichiamo alcuni nostri video e sostanzialmente otteniamo quello che è un reclamo per copyright. Lo andiamo a vedere da qui. Qui siamo sempre all'interno del nostro YouTube Studio, siamo all'interno sostanzialmente dei nostri contenuti del canale con il filtro rivendicazioni del copyright. Vediamo che abbiamo 5 video che hanno questo reclamo per violazione del copyright. YouTube ci dà direttamente quali sono i motivi per cui sostanzialmente abbiamo ricevuto il reclamo e di conseguenza, come potete vedere, abbiamo alcuni video che ho messo in questo caso proprio privato, perché questo era un video che caricai nel 2010 ed era in piena violazione del copyright, perché presi proprio un pezzo, uno spezzone di un film e lo caricai, e per tanti anni non arrivò nessuna rivendicazione, perché in qualche modo tanti anni fa era ancora più tollerata questa pratica, ora assolutamente no. Poi ho sostanzialmente 3 video che sono come non in elenco, per cui ho utilizzato solo ai fini interni, per cui non mi interessa andare a risolvere la questione, anche perché fra poco vi farò vedere quali sono i passi che dobbiamo fare per risolvere la questione. E poi invece ho questo video pubblico a cui ho ricevuto questo reclamo per violazione del copyright per la musica contenuta all'interno di questo video, ma per un errore tra piattaforme, perché io ho la licenza, quindi
sto pagando l'abbonamento alla piattaforma per poter utilizzare quella musica, eppure per un errore di sistema ancora non riusciamo a risolvere questa situazione. Nel momento in cui riceviamo una cosa di questo tipo, questo non è uno strike. E per poter approfondire vi rimando qui sotto nel link in descrizione a questa pagina del supporto di YouTube che ci chiarisce proprio la differenza tra uno strike, quindi una rimozione per violazione del copyright, e una rivendicazione di content ID, in maniera tale che avete tutto quanto scritto, potete comprendere esattamente che cosa fare. Io che cosa posso fare qui? Vado qui in reclamo per violazione, vado a visualizzare i dettagli. A questo punto mi dice in che modo questo video sta impattando sul nostro canale. In questo caso mi dice che il video non può essere monetizzato, la rivendicazione di Content ID sul tuo video non ha alcun impatto sul tuo canale, non si tratta di un avvertimento sul copyright, per cui mi stanno dicendo chiaramente attenzione creator, questo non è uno strike. Poi mi dice la visibilità del mio video e mi dice semplicemente che questo video non può essere monetizzato, per cui nessuna difficoltà. Qui sotto mi dà una preview del video e mi dice che il contenuto è dal minuto 01 al minuto 23. Mi dà il titolo del copyright, eccetera eccetera. Io che cosa posso fare? Vado in selezionazione, posso o sostituire il brano, e mi dà la possibilità di accedere a quella che è la libreria di YouTube in cui cercare un altro brano per sostituire quella parte, ma se in quella parte di video c'è anche un parlato, automaticamente mi sovrascriverà anche il parlato. Oppure posso disattivare l'audio del brano, di nuovo per quei secondi io avrò il video totalmente muto, oppure ancora posso andare a contestare. Qui YouTube mi dice guarda, fai attenzione che questi tre elementi non sono degli elementi che ti permettono la contestazione, ovvero possiedi una copia del brano o del video, oppure il mio video non sta generando entrate, oppure ho citato il titolare del copyright, di nuovo, non sono modalità che vi mettono al sicuro e che vi possono permettere di fare una contestazione. Ma ora che cosa devo fare? La mia contestazione non si basa su nessuna delle motivazioni riportate sopra. Vorrei comunque contestare questa rivendicazione del Content ID. Andiamo a cliccare su continua. Di conseguenza andiamo a dire qual è il motivo. Sono contenuti originali per cui li ho prodotti io. Licenza, ho la mia licenza. Eccezione al copyright come il fair use, vi rimando al supporto di YouTube per comprendere che cos'è. Oppure è un contenuto di dominio pubblico per cui non sono più soggetto a copyright, come per esempio le opere di musica classica di tanti anni fa, adesso non mi ricordo esattamente dopo quanti anni diventano di dominio pubblico. Noi andiamo a cliccare su licenza perché è la situazione più frequente che può capitare nel momento in cui facciamo un abbonamento ad alcune librerie per quanto riguarda l'utilizzo della musica. Andiamo a cliccare su continua. A questo punto ci leggiamo tutto quanto e noi diciamo che il titolare del copyright mi ha fornito l'autorizzazione a utilizzare i contenuti. Clicchiamo su continua. Ecco che qui dobbiamo includere le informazioni sulla licenza. Dobbiamo andare a riconfermare che il mio video non viola le regole, sono consapevole che l'autore, sono consapevole che la presentazione, eccetera eccetera, quindi il presentare contestazioni che non sono veritiere può comportare anche la chiusura del mio canale, e di conseguenza qui andiamo a mettere la firma obbligatoria con sostanzialmente il nostro nome e cognome. Una volta compilato tutto questo, clicchiamo su invia. Ecco come contestare una rivendicazione che magari è stata fatta per errore, esattamente come è stato fatto per quanto riguarda per esempio questo video che ho pubblicato per quanto riguarda le Instagram Stories. Purtroppo quella è un caso specifico particolare in cui ancora non siamo arrivati a una quadra, ma normalmente nel momento in cui noi utilizziamo non musica che possiamo ottenere direttamente dalla libreria di YouTube, ma stiamo utilizzando musiche da librerie a pagamento come Artlist, Epidemic Sound, Envato, librerie di questo tipo, di cui per approfondire vi rimando al video che vi metto qui sopra nella scheda. Se non vedete la scheda trovate il link qui sotto in descrizione. È un video che ho realizzato nel 2019 ma è assolutamente ancora attuale e vi permette di comprendere dove andare a cercare musiche di questo tipo. Per abbonamenti tra i 10, 20, 30 euro al mese abbiamo a disposizione migliaia, decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di tracce ed effetti sonori da poter utilizzare per i nostri video. Ecco che normalmente quando ci abboniamo a un servizio di questi abbiamo delle licenze da poter utilizzare per i nostri brani. Piccola nota, nel momento in cui utilizziamo appunto le musiche di queste librerie è sempre bene per ogni traccia che utilizziamo scaricarci la licenza di quella traccia, mettercela in una cartella nominata
col progetto, comunque col nome e il titolo del nostro video che pubblicheremo su YouTube, per fare in modo che se anche la rivendicazione dovesse arrivarci dopo 1, 2 o 3 anni, noi sostanzialmente sappiamo esattamente dove andare a recuperare la licenza per poter fare reclamo. Per cui a volte i sistemi non dialogano correttamente fra di loro e per cui dobbiamo andare a inserire appunto quelle che sono le informazioni di base che normalmente dobbiamo inserire nelle descrizioni dei nostri video quando utilizziamo queste librerie. Sostanzialmente le inseriamo con la procedura che abbiamo appena visto. L'argomento del copyright è un argomento particolarmente articolato, complesso, ma anche incredibilmente semplice. La regola è una e unica: al 100% non possiamo utilizzare contenuti coperti da copyright. Ogni volta che andiamo fuori da questa regola, entriamo in una prateria di rischi più o meno gravi che dobbiamo essere disposti ad assumerci, e non solo, dobbiamo stabilire se effettivamente ne vale la pena oppure no. Altrimenti dobbiamo rivolgerci a coloro che detengono quei diritti e chiedere licenza, nella maggior parte dei casi a pagamento, per poter utilizzare quelle tracce, quei video, eccetera eccetera, all'interno dei nostri video. Nei commenti evitate di farmi le classiche domande: ma in questo caso specifico eccetera eccetera? No, la risposta è quella che vi ho appena dato. Andate indietro magari di qualche secondo, riascoltate quello che ho appena detto. Quella è l'unica risposta plausibile per quanto riguarda l'utilizzo del copyright. Per approfondimenti, qui sotto trovate in descrizione appunto le nozioni di base, la differenza tra Content ID e Strike e i capitoli nello specifico sulla YouTube Creator Academy, che è totalmente gratuita, che vi danno l'opportunità di comprendere fino in fondo come funziona il copyright all'interno di YouTube e come potervi distrigare. Mi raccomando, mettete un bel like perché questo è un contenuto veramente utile, e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per la guida gratuita su come aprire e gestire un canale YouTube aziendale nel 2021 per attrarre nuovo pubblico e nuovi clienti. E noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre se vi iscrivete al canale e attivate la campanella. Salute!